Salve a tutti youtuber, benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so, manco da un po', ma un po' per la voglia, un po' per vari impegni, sono stato assente. Sono qui con un nuovo video del mio formato, vi dico la mia. E devo essere sincero, ho fatto una lunga chiacchierata con vari amici e stasera nello specifico con il mio caro amico The Long Gamer. Vi invito ad andare a vedere il suo canale, chiaramente, perché è stupendo. Su uno dei grandi temi, ossia l'amore. Non starò qua a dirvi come definirlo, che cos'è l'amore, che cosa non è. Ma vi dirò la mia sull'amore. E il mio punto di vista sull'amore in questo momento è riassumibile con un proverbio indiano che dice che la mancanza d'amore è una lenta morte. Ma se hai l'amore, è una morte su rapide ali. Vi potrà sembrare un parere disilluso, lo è. Ho visto e vissuto un po' di storie. Forse non sempre era amore, lo so. Perché l'amore non è sempre quello che si prova in una relazione. Spesso è infatuazione, spesso è una cotta, spesso è semplicemente voglia di scopare, perché effettivamente succede anche questo. Ma chi ama muore sempre un po'. Muore sempre un po', non a causa della relazione stessa, ma a causa di se stessi. Tu muori a causa di te stesso, non dell'altra persona, e tu muori a causa di quello che le persone pensano di te. E questa è una grande, secondo me, sempre secondo me, ragazzi, ricordatevi che è un video molto personale e che vorrei solamente dare spunti di riflessione. Si muore perché non si può essere del tutto se stessi. Perlomeno, per la mia di esperienza. E ne è una prova. Personalmente la mia storia recente, storia nel senso di storia fisicamente, non di storia nel senso di relazione. Perché dal momento in cui si è se stessi veramente, le persone si allontanano. Si allontanano e qua mi spiace dirlo, mi aveva ragione, secondo me, un grande scrittore, un grande autore del nostro paese, il nostro bel paese, ossia Pirandello. Pirandello diceva che ogni persona indossa delle maschere, ne indossa una differente a seconda della gente che ha intorno, ne indossa anche più di una assieme. E nel momento in cui una persona dovesse togliersi tutte le maschere, sarebbe isolata e verrebbe presa per pazza. L'uomo, l'essere umano, è pazzo. Chiunque ami, chiunque odi, chiunque soffra, chiunque provi emozioni, buone o brutte che siano, è pazzo.
Perché l'emozione porta sofferenza. E la sofferenza può avere vari sbocchi, diciamo. Ma è giusto? O non è giusto? È vivere o no amare? Che cos'è amare per voi? Che cos'è vivere per voi? Che cos'è provare emozioni per voi? Sì, lo so, molti diranno, è la cosa che ci distingue dalle macchine. Non voglio sentire queste cose. Non sono queste le cose che mi interessa sapere da voi. Ma crediamo ancora veramente ciò che diceva una famosa canzone, All You Need Is Love, tutto ciò che ti serve è amore? Oppure siamo talmente disillusi, talmente fuori da ogni grazia divina, se esiste un Dio. Anche su questo probabilmente farò un video più avanti. Da essere veramente così disillusi e così tristi. Perché la tristezza vera, arriva quando, secondo me, non si prova più niente. Sì, è un controsenso, lo so, però nel momento in cui non puoi nemmeno più provare tristezza, non puoi più provare gioia, non puoi più provare innamoramento, non puoi più provare odio, non puoi più provare gioia, l'ho già detto, gioia, sì, lo so, sentendo ripetermi, ma è un argomento che mi preme particolarmente, soprattutto in questo periodo. Si è veramente, secondo me, la personificazione della tristezza, la personificazione di quello che è tutto ciò che è sbagliato. Ma la domanda che vi faccio io è: quanti di voi in questo momento vorrebbero essere completamente sbagliati? Quanti di voi hanno e stanno soffrendo per amore? Quanti di voi vorrebbero semplicemente spegnere tutto e tenere fuori il mondo? Francamente ho giocato tante partite. Sì, non sono un donnaiolo, che sia chiaro. Per carità, assolutamente. Però le mie partite le ho giocate e ho perso. Ho perso. E devo essere sincero. Ho visto tanti intorno a me vincere o credere di aver vinto una partita e non essersi accorti di aver preso i premi di consolazione. Dopo, ci sono anche persone fortunate, persone che hanno lottato e hanno vinto, persone che hanno giocato e hanno vinto. Ma non penso sia il mio caso. E francamente, in questo momento mi sento un po' come il Gobolino Notre Dame, Quasimodo. Ha giocato la sua partita, ha perso e ci è morto per quella perdita. È arrivato a sacrificare se stesso e questo non posso permetterlo, come non potete permetterlo voi. Non sacrificate voi stessi, ragazzi, mai. Perché sacrificare se stessi è morire, l'annullarsi per l'altra persona è morire. Il vostro cuore non sarà fermo, i vostri polmoni immagazzineranno ancora aria, la vostra testa continuerà a pensare.
ma sarete morti. Io ho attuato una scelta, essere sincero, anche a costo di farmi e fare del male. E questo rispetto è un rispetto che ho per me stesso, che ho qua dentro e che ho qui dentro. È il rispetto massimo che devo a me stesso. E spero che anche voi comprendiate che è questo quello che serve. Non serve dire bugie, non serve omettere le cose, non ha senso. Non ha senso perché porta solamente alla sofferenza, forse ancora maggiore, per ognuno di noi. Io faccio parte di quella categoria di uomini, e qua parlo proprio di sesso maschile, che ha sempre vissuto guardando l'amor cortese. Ok, l'amor cavalleresco, quella cosa anacronistica che tante donne dicono che non esista più. Ci credo tuttora. Mi sono sempre visto come, e qua faccio fatica ad ammetterlo, ma mi sono sempre visto come il cavalier servente, il cavaliere che sguaina la sua spada. Va e salva la principessa, ma ragazzi, salvate anzitutto voi stessi. Perché non potrete lottare, non potrete vincere e non potrete perdere se non salverete anzitutto voi stessi. Ogni tanto, maschioni, che siete in giro, che fate tanto i ganzi, che ricordatevi che la principessa è in pericolo. Potreste essere voi. E l'unico che può salvarvi siete ancora voi. Quindi con questo vi saluto. È un video breve. No, non è vero, sono 13 minuti. Minchia. Non mi ero accorto di avervi ammorbato così tanto. Vi saluto. E alla prossima. Ciao ragazzi.